Siamo con il vicepresidente del PSC, Domenico Albano. Allora, vicepresidente, una sconfitta netta dopo una partita giocata benino nel primo tempo, ma assolutamente insufficiente nella ripresa. Beh, insufficiente nella ripresa perché le condizioni non erano quelle per poter disputare una partita in un campo ostile, insomma. Il primo tempo l'abbiamo tenuto bene, abbiamo avuto un paio di occasioni, loro non è che hanno fatto granché, c'è la nostra occasionissima del gol, là bisognerebbe vedere se effettivamente è fuori gioco, io ho i miei dubbi. E poi siamo penalizzati sempre da queste decisioni arbitrali, e non è una mia convinzione, penso che è una convinzione di tutti quanti. Poi l'arbitro secondo me ha diretto la partita, cioè si può dire veramente diretto la partita in un senso. Dopo 20 minuti eravamo con 3 ammoniti, quindi diciamo non si poteva fare di più, si poteva fare di più, però diciamo, tutti i vari episodi sono tutti a nostro sfavore, la traversa, il gol annullato, poi il rigore a sfavore. Airoldi mi disse la settimana scorsa che è venuto 3 volte, mi sembra, a Pisticci, proprio perché si parlava di torti arbitrali avuti dal Pisticci. Queste sono le sue testuali parole, quindi per visionare un po' gli arbitri. Quindi questi torti si ripetono sia nelle mura amiche sia soprattutto fuori, perché magari con un altro arbitro, un'altra cosa, può darsi avremmo perso la partita, non lo so, quasi sicuramente, però non sarebbe andata così. Voi considerate domenica senza 3 espulsi, uno scontro diretto, quindi siamo al crocevia di tutta la stagione. Chi si aspettava un Francavilla in tono dimesso è rimasto deluso. La squadra sinnica è sembrata quasi concentrata come se si trattasse di una finale di Champions. Qua sono tutte parole, e qua nessuno ti fa, no, in favore, perché nessuno vuole favori, ci mancherebbe, però giocano con animosità e con spirito, sembrava come il Matera è venuto a Pisticci a disputare la sua finale di Coppa dei Campioni, così il Francavilla oggi sembrava che doveva raggiungere oggi qualche obiettivo. Poi è chiaro che le parole, le chiacchiere che si dicono durante l'estate sono da campagna elettorale, da cose, il presidente che viene a dire che le lucane non si proteggono, non si fa, sono chiacchiere. Comunque bisogna onorare lo sport, bisogna dare sempre tutto per tutto, magari non eccedere in quell'animosità, in quella grinta che magari oggi era fuori luogo. A proposito di grinta, di animosità, qualcuno nella ripresa nel Pisticci forse ha un po' perso la testa? Eh sì, poi quando diciamo, tutto ti gira contro è difficile mantenere diciamo, la calma, e purtroppo persone, gente come parenti hanno perso un po' la testa e quindi non hanno più, hanno smesso di giocare e magari hanno iniziato a litigare, oppure questo aspetto verrà ripreso in settimana, perché noi non è che ci possiamo permettere di perdere giocatori, già la squadra non, diciamo, non rende, non dà quello che dovrebbe dare, poi se mancano quegli elementi fondamentali che ti devono far fare la differenza, quindi li perdi pure in casa negli scontri diretti, allora non va, e quindi dobbiamo parlarne in società e vedere il da farsi, perché così non posso, diciamo, posso capire tra virgolette in un ragazzino, in un under, ma uno di 38-39 anni che ha calcato le scene, che inizia a litigare, si fa ammonire, non mi va. Mister Arleo, una sconfitta che brucia e che viene dopo un primo tempo accettabile, poi nella ripresa la squadra ha perso l'orientamento, cosa è successo? Come ho detto alle altre emittenti, c'è stata una grandissima prestazione dell'arbitro oggi, nel secondo tempo c'è stata veramente una grandissima prestazione dell'arbitro. Non voglio fare vittimismo, non è nel mio stile, sono una persona che ha vinto e ha perso sul campo, ma sempre a testa alta. Abbiamo avuto 10 punizioni, non c'è stato un ammonito del Francavilla, uno. Noi abbiamo avuto invece 2 espulsioni, 5-6 ammoniti, tanto che anche domenica saremo senza parente, Di Maria e Guarino. Ed sono stati ammoniti Guarino e Palladino al primo fallo che hanno fatto. Al primo fallo, dopo 10 minuti, già erano tutti e 2 ammoniti.
è una situazione paradossale. Poi è chiaro che, voglio dire, prendi una traversa, ti annullano un gol che mi auguro con la ripresa televisiva potete vedere meglio. Un gol secondo me validissimo. Confermiamo, sembra regolare il gol. Validissimo. Sullo 0-0, noi già giochiamo con uno stress addosso da 3 mesi, non mi sembra veramente giusto penalizzare una comunità in questa maniera. Ci hanno veramente umiliato oggi ci hanno umiliato. Hanno umiliato una tifoseria che si è spostata in massa per incoraggiarci, al di là di noi che siamo uomini di sport. Io voglio perdere sul campo, lo voglio fare con grande dignità e fin quando ne avrò la possibilità e l'opportunità difenderò con onore questi colori. Però chiedo soltanto un minimo di equità, perché è impensabile. È chiaro che poi se tu prendi la traversa, 2 salvataggi sulla linea, ti annullano il gol sullo 0-0, prendi un gol sul rigore in contropiede, lì è da bennaggine gravissima. Poi la partita si può riaprire, poi mi lasci in 10, poi mi lasci in 9, poi mi ammonisci tutti, non è proprio possibile, cioè diventa difficile. Noi già giochiamo, ripeto, con uno stress mentale addosso perché abbiamo sempre bisogno di fare i 3 punti, non c'è bisogno di questo terrorismo psicologico vicino a una squadra che comunque non fa un fallo grave nei confronti degli avversari, perché ditemi voi se c'è stato un giocatore di Francavilla che è stato colpito duro ed è uscito. Quindi voglio dire, né nel mio stile di educatore andare dai miei calciatori e dirgli spaccategli una gamba a un calciatore avversario, che sarebbe una cosa fuori dalla mia forma mentis, soprattutto perché mi ritengo un educatore e anche un genitore, veramente grave. Oggi abbiamo avuto il top dell'arbitraggio, perché anche quando abbiamo vinto col Bitondo c'è stato un arbitro che mi ha cacciato, che ha fatto di tutto e di più, eppure nonostante ciò siamo riusciti a portare la barca in porto. Ecco, al di là degli episodi che pure insomma sono abbastanza sfavorevoli in questo campionato al PSIC, però quello che diciamo non è piaciuto è stato anche l'atteggiamento di alcuni giocatori nella ripresa, eccessivamente nervosi, d'accordo, gli episodi, l'arbitraggio eccetera, però da alcuni giocatori che hanno una certa maturità ed esperienza da vendere forse ci si attende qualcosa di diverso. Ha ragione perfettamente, questo ne dobbiamo parlare nel chiuso dello spogliatoio. Fermo restante, ripeto, noi già giochiamo sotto stress, se poi subiamo questo tipo di angherie continuamente, anche il più paziente potrebbe eventualmente perdere la bussola. A un certo punto, voglio dire, Parente e Daniello erano proprio andati in tilt perché non gli fischiavano più punizioni, e più quando ha parlato Parente lo ha ammonito, quindi diventa dura e difficile per chiunque. Ciò nonostante, quello che mi sento di chiedere oggi, lo faccio con grande dignità, questi 6 giorni se possiamo restiamo compatti e uniti, perché domenica è la partita della vita e con 3 giocatori in meno sarà ancora più dura. Però se ce la facciamo tutti insieme, il pisticcio di tutta la comunità, mettiamocela tutta, perché veramente comunque la squadra sul piano del gioco a me personalmente non è dispiaciuta. C'è stato il primo tempo, Polichetti e Parente su questa strada, su questa fascia hanno imperversato, siamo andati in porto ogni volta abbiamo voluto. Purtroppo noi non abbiamo l'attaccante da 20 gol, e un attaccante da 20 gol in questa categoria ha un costo, la società è stata chiara, quindi dobbiamo salvarci con i denti lottando come abbiamo fatto in altre occasioni contro Bitondo, contro Francavilla, contro Fasan, ma restiamo compatti uniti, non facciamo le guerre Guelfi contro Ghibellini perché non gioca Cappelletti, perché non gioca quello, perché non gioca. In questo momento serve una sola cosa, l'unità per il pisticcio.